Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ho accettato la sfida che mi avete proposto perché è la sfida che sento profondamente mia. È la sfida di venire qui. E di venire qui laddove il senso di questo tradimento è più profondo. Centrodestra sicuramente Vicenza. Quindi Letta potrebbe avere delle chance qui. Se lui ci crede, beato lui. Io credo assolutamente no. Di fatto Vicenza era la vecchia balena bianca che aveva il 60-70%. Io sono molto in crisi, infatti ne stavamo parlando prima, che non so assolutamente cosa votare questa volta. Se vedete i sondaggi di questi giorni non vanno guardati se non per quel dato, 40%, 45% che dice non so chi votare, non voto, non parteciperò. Lì dentro c'è la vera miniera, il tesoro con il quale rovesciare una tendenza elettorale. Si rivolge agli indecisi e ai delusi Ricoletta nell'apertura della campagna elettorale Vicenza, dove è candidato come capolista del proporzionale in una sfida che sulla carta in casa di Zaia, in una provincia piccola ma vocazione imprenditoriale, è molto difficile. La Lega e il centrodestra sono divisi, hanno un po' il fiato corto sulle grandi sfide che riguardano questa regione. È una battaglia che si può anche vincere se ci si crede, noi ci crediamo. Magari la nuova svolta che parte da Verona e vediamo dove arriva. Può essere che Letta possa prendere voti anche da chi si è sentito tradito, dalla Lega, da questo silenzio di Zaia, perché Zaia è completamente in silenzio in Veneto. Letta potrebbe prendere i voti anche dei leghisti, diciamo non salviniani qui in Veneto. Noi vogliamo parlare a tutti gli elettori veneti che sono delusi dalla scelta che la destra ha fatto di far cadere il governo Draghi. A quegli elettori noi presenteremo la nostra linearità.